Raffaele, allora tutto a posto, eh? Sì, non ti manca niente, io ho provveduto a tutto, come vedi siamo a posto. Senti, io non ho parole per ringraziarti, veramente, ringrazio anche Corrado, moltissimo. Siete proprio sicuri che questi mobili non vi servono, eh? Ah, mamma mia, ma allora ti devi fidare, Raffaele, no, ti devi fidare di me, non ti preoccupare. Questi mobili per gli sketch che noi facciamo al pranzo e servito, non ti preoccupare, non servono proprio, stai tranquilla, ecco, stai tranquilla. Io vi ringrazio moltissimo, perché ti spiego, Albertazzi è un grande attore, molto sensibile. Reciteremo una scena dai primi del Novecento, quindi questi mobili gli danno l'atmosfera giusta per entrare nel personaggio, capito? È chiaro, a chi lo dice, a chi lo dice. Anche io modestamente, se non avessi, vedi, addosso la livrea del maggiordomo, secondo te come farei a interpretare il maggiordomo, insomma, come faresti? In un modo incredibile lo farei, non lo farei bene, insomma. No, certo, hai ragione. Infatti, comunque, stai tranquillo, puoi dormire su 3, 4, 5 guanciali, stai tranquillo, la roba non sta qua, servo, i mobili sono tuoi. Grazie, vabbè? Sei veramente deliziosamente gentile, un amico, ciao. Grazie. Allora, tutto a posto? Raffaele, sta arrivando. Giorgio? Albertazzi! Madame, il vostro onore è salvo! E io non sento. E allora falli tacere, abbi pazienza, se non tacciono, perché gli applausi dopo. Ragazzi, un attimo di silenzio, perché non sento. Grazie, grazie mille. Come ha detto? Madame, votre onore è sauvé. Ah, io non me ne frego dell'onore, scusate. No. Non ho... Quello che mi importa è sapere di voi. Sì? Foste ferito? Fui, lo fui. Dove, cielo? Vedesi qua. Oh, povero caro, venite. Il braccio. Oh, povero ma caro. Che dolore, oh cara. Venite, venite, accomodatevi su questa poltrona. Oh, che su occhi. Questa poltrona, ecco così. Oh, che potete naso. Sedere tranquillamente. Oh, che naso. Qua? Raffaele, dove? Quella serve a Corrado, questa te la devo portare, serve a Corrado. Dove che cambi? Dove no, quell'altra poltrona. Ah, quell'altra poltrona. Molto un bacio, un bacio, sì. Mai, un bacio. Sì. Ah, grazie te. Questa. Oh, oh, sofferente, vero? Che ambascia! Vi vedo pallido, stanco. Pallido, soffrite sì. Molto, vero? Sì, ma la sola cosa che può darmi consolazione è un vostro bacio, madame. Prima un goccino di rosolio? Sì! Ecco, un goccino. Scusa, Raff, ma serve a Corrado. E serve a Corrado, che già fai? No, è troppo... È troppo alcolico. Troppo alcolico. In queste condizioni potrebbe non farvi bene. E allora il bacio? Il bacio, sì. Che io vi chiederò con dei versi. Come allodola ondosa nel vento lieto sui giovani prati, le braccia vi sanno leggera. Vieni, ci scorderemo di qua giù. E del male e del cielo e del mio sangue rapido alla guerra entro rossori di mattine nuove dove non muove foglia più la luce sogni e crucci passati ad altre rive dove è posata sera vieni ti porterò alle colline d'oro l'ora costante liberi d'età nel suo perduto nimbo sarà nostro lenzuolo Amato mio, amato mio. Scusate! Mariangela! Scusate un attimo, no, sì. Stop perché la scena non è questa. Come perché non è il bacio non c'era. Giorgio me l'ha dato il copione, il bacio non c'era. Non c'era. Questo l'avete combinato, è una sorpresa. No, non combinato, non poi tutto mi aveva promesso la parte, come al solito non mi dà mai non le parti. Non è gelosa che, per niente. Non è per niente gelosa. Ma, okay. Ignora la gelosia. Questa parte veramente era la mia. Che parte fai? Vorrei sapere che parte fai. Se fai la moglie, il marito, cioè la fidanzata. Il marito, l'amante, quindi ti bacio io. Ecco. Scusa un attimo, però, ti faccio accomodare su questa poltrona. Dove? E poi su questa poltrona qua. E ti vorrei spiegare ecco esattamente com'è la situazione di fa. Serve a Corrado, non lo so, me l'ha cambiata idea. Ma è stata molto carina. Come le bravissima!
Fantastico, proprio bravo. Oh, avete già fatto la pace. Sì, scusa, non vorrei dire, ma allora, la parte in questo caso era la mia. E la sua, va bene. E allora... la facciamo. No, Mariangela, non è niente, è un bacio casto. Fate. Il conte è uscito da un duello, si è ferito. Non ho mai recitato con Giorgio, capito? Così, partiamo dal ginocchio. Fate. Marchesa, un bacio. Un bacio. Serva pure questa, Corrado, che ha già fatto? Meno male. Questo è un diniego. No, meno male, guarda. Tu hai rifiutato, questo è rifiuto. Ti sei tirata indietro. No, non è adesso, sono io che sono un po' smontato, perché l'atmosfera ottocentesca se n'è andata. No, veramente. Anche perché qui sparisce tutto, manca che ci portino via il divano anche. Amore, vedi? Sì. Ma scusi, ma un momento, ma chi è questo energumeno? Io sono Vittorio Marsiglia. Albertazzi. Adesso, scusa un momento. La facciamo allora questa sera. Ti prego, guarda, non mi lasciare delusa. Ti ho aspettato tanto. Perché la sciarpa deve sempre stare. Ti ingavini un po' la sciarpa, ma non è nulla. No, ma deve stare. Ho aspettato tanto per fare questa scena del bacio. E eccolo il bacio. Quindi vorrei che col cappello la vorrei rifare. Col cappello. Allora, ecco qua, pronto? Sì, non ti strozzare però. Ecco. Allora, diamoci un bacio. Amore mio. Sì. Il bacio. Ancora? Oh mamma mia. Ma allora non ci siamo capiti? Un altro bacio? O sempre lo stesso? No, non glielo ho ancora dato. Te lo giuro, Mariangela. Il bacio glielo do io. No, glielo do io, scusa, perché... Scusa, ma il bacio? No, ma il bacio te lo devo dare io. Mariangela, ma cosa fa? Le balla al bacio? Dove stai andando? Ma cosa succede qui dentro? Da Corrado. Mi bacia lui. La bacia lui. Ho capito. Va bene, senti. Adesso basta. No, aspetta un attimo. Amore mio. No, guarda, adesso non posso più io recitare. Sì, no, basta, mi dispiace, nel senso, tutto no, malissimo. Sì. È andato male. Allora la scena la facciamo un'altra volta, ecco, io rimango in credito di un bacio. Va bene, sì. Dico, scriviamolo questo sul carnet. Sì, io volevo. E come si dice in teatro, sipario. Non ce l'ho. Non c'hai sipario? No. Chiedilo a Corrado. Sipario. Sipario. Giorgio Albertazzi. Vittorio Marsiglia e Mariangela D'Abraccio. Come nei veri teatri. Scambio. In centro. Grazie, Giorgio Albertazzi. Grazie mille, veramente molto spiritosi. Ciao. Grazie ragazzi, grazie infinite. A presto, ciao. Un bacio mi devi. Ciao Mariangela, tu torna in giuria. Ciao Vittorio, grazie.